qui San Francesco ha vissuto uno dei suoi momenti più importanti e penso, ecco, che dopo un anno particolare come questo, ecco, dove tutti abbiamo bisogno di leccarsi un po' le ferite, di trovare uno spazio anche per rileggere a distanza, ecco, un po' quello che ci sta succedendo, quello che ci è successo, ecco, penso che la Verna abbia un grande messaggio di speranza per tutti. Dopo l'incubo Covid, il santuario della Verna torna adesso finalmente a riaprire le sue porte ai pellegrini. Abbiamo fatto un giro un po' nei luoghi francescani, stati Assisi, ho fatto un giro intorno, insomma. Cosa si trova qui? O cosa si cerca? La pace? Un po' di serenità? È stato infatti un periodo difficile per il santuario, chiuso dal 27 aprile a causa di un focolaio tra i membri della collettività religiosa, 34 i frati che erano stati contagiati dal virus. Abbiamo riaperto sabato, dopo aver sanificato tutta la struttura, e abbiamo già avuto, ecco, una bella presenza. Domenica avevamo una sessantina di persone a pranzo, una quindicina che addirittura hanno dormito in foresteria, quindi l'attività sta ripartendo. Il santuario della Verna rappresenta indubbiamente un luogo di culto e non solo, conosciuto in tutto il mondo. Dal 2019 al 2020, che un anno fa, abbiamo avuto più turisti nel 2020 che nel 2019, proprio perché dietro al Covid la gente sta cercando questi spazi dove si può muoversi in libertà, si può muovere senza problemi, senza problemi di distanziamenti. Vabbè, magico. Cioè, non so se avete avuto occasione di passare qui sotto, ma cioè, sembra di essere tipo nel mondo delle fate, mondo, sì, degli elfi, dei folletti. Il sentiero delle fate è un spettacolo. No, è carinissimo.